fin da subito all'umanità si presenta un piccolo problema ed è il peccato originale. Piccolo, quindi mettiamoci comodi e proviamo ad affrontarlo senza paura, perché il Signore davvero ci ha parlato bene questa mattina, cieli nuovi, terre nuove, vi darò la gioia, vi prenderò in braccio, vi allatterò, sarete nutriti, mi curerò di voi, quindi tranquilli, nessuno si spaventi. Vi dico che per questa mia condivisione con voi mi sono ovviamente avvalsa di cose serie, dato che l'argomento è serio, per cui le mie fonti, quelle dove sono stato un pochettino sopra a pregare e a meditare, poco per verità, ma vabbè, il Signore poi fa, sono, la prima fonte è stata la Sacra Scrittura, sicuramente la parola di Dio, soprattutto nei capitoli della Genesi, Genesi 3, Genesi 4, Genesi 10, Genesi 11. Un'altra fonte sono stati i padri della Chiesa, uno che a me piace tantissimo e mi pare di aver capito non solo a me ma anche a Nando, Sant'Agostino. Sant'Agostino nelle sue confessioni, laddove trova le argomentazioni per combattere contro Pelagio. E poi San Leone Magno, che disse sì, è andata male questa storia, ma tanto di più abbiamo avuto dal Signore, ok? E San Tommaso d'Aquino, quello che scrive nella sua Summa Theologica, che non ho ancora letto, ma che qualcuno bisognerà che mi faccia leggere. E poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, il capitolo, la sezione dove si parla proprio della caduta degli angeli e della caduta dell'uomo, e in particolar modo dal numero 385 al numero 412. E poi i documenti della Chiesa, il Concilio di Trento, qua e là qualche cosa ho letto, il Concilio Vaticano II, in particolar modo la Gaudium et Spes. Perché ve li cito queste fonti? Perché quello che io dirò è ristretto, ma in questo mese potrete andare ad approfondire, ok? Beh. Allora, se siete pronti, ci avviamo. Pronti? Vado, ok. Allora, riprendiamo il filo del discorso e cerchiamo di collocarci bene, d'accordo? Allora, qui sono un po' sul racconto della Genesi. Allora, voi sapete che la Genesi è un racconto, è una metafora, non è qualcosa di avvenuto realmente così, in quel modo lì, ma è un racconto che trasmette a noi, che vuol fare capire a noi qualche cosa, è qualche cosa di vero, di essenziale. E il libro della Genesi è stato messo all'inizio della Sacra Scrittura, perché all'inizio veramente c'è questo problema, questo incidente di percorso di ogni uomo, ok? Ed è importante affrontarlo da subito, altrimenti potremmo prendere una deviazione del fiume che non è il suo reale percorso. Quindi con il peccato originale dobbiamo farci i conti, e li facciamo da subito, così almeno non prendiamo false strade. Cosa succede? Voi la conoscete meglio di me, la storia, ma quando Dio dà vita all'uomo, siamo già al sesto giorno della creazione, ok? Non ha fatto prima l'uomo, benché lo pensasse, lo desiderasse, lo progettasse da prima, se può esserci un prima nell'eternità di Dio, ok? Ma gli dà la vita, lo pone in essere nel sesto giorno. Che significa? Significa che tutto era già stato creato. Dio, Padre Creatore, aveva già pronunciato la sua parola: voglio che sia la luce. E la luce fu. Aveva già creato, aveva già separato
perché Dio Padre crea con la parola e separando le acque dalla terra, il sole, le stelle, separa e crea. Allora, che significa? Che tutta la creazione, il creato, era già stato, scusate la ripetizione, creato, ok? Manca l'uomo, che è il vertice della creazione, il punto più alto della creazione. E in un qualche modo tutto quello che il Signore aveva creato fino a quel momento lo aveva creato per poterlo donare all'uomo, per poterlo regalare all'uomo. Pensate che bello, ma ci avete mai pensato? Tutto quello che è intorno è stato creato per me. È un regalo di Dio Padre per me. E l'uomo, che viene creato a immagine e somiglianza, come ci ha detto ieri Sandra, e nelle cui narici Dio creatore soffia la ruah, il soffio della vita, non la prima cosa che passava di lì, lo Spirito Santo, il soffio della vita, e lui inizia a vivere, è creato buono. L'uomo è creato buono. Ve lo sottolineo perché magari ci scappano un po', no? Perché la mentalità di questo mondo è stare all'occhio, perché chissà quello lì è. L'uomo è stato creato buono. E di tutte le creature visibili, c'erano già gli animali, era già popolato il mondo, e di tutte le creature visibili l'uomo, e solo lui è capace di conoscere e amare il suo creatore. Solo l'uomo ha questa dignità, conoscere e amare il suo creatore. Potremmo dire che Dio aveva creato e ha creato tutto per darlo all'uomo, ma Dio ha creato l'uomo per se stesso, perché la vera missione dell'uomo è conoscere e amare il suo creatore e offrirgli tutta la creazione, ok? Questo lo dice la Gaudium Spes. Dunque, questo uomo che è stato creato buono, fino a quel momento è integro, intatto, e gode, vive nell'amicizia con Dio, ok? Bene, perché Dio lo sceglie come suo interlocutore, solo l'uomo Dio sceglie come suo interlocutore, nessun altro essere vivente, e con lui Dio vuole instaurare una relazione d'amore, con me, con ognuno di noi. E all'uomo, come ho già detto, Dio affida tutto ciò che lui ha creato. Se leggete la Genesi a capitolo 2, il versetto 15, Dio, c'è scritto, Dio pose l'uomo nel giardino di Eden. Lo crea e lo fa abitare lì. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi veramente il lavoro è costitutivo dell'uomo, ma con questo scopo, coltivare e custodire ciò che Dio ha creato, per offrirglielo, per rioffrirlo a Dio creatore. E questo uomo e questa donna, perché a un certo punto Dio dice no, non è bene che l'uomo stia solo, resti solo, creerò un suo simile affinché possa essere a lui d'aiuto, ok? Allora, questo uomo, e nasce Eva, l'uomo e la donna sono stati costituiti da Dio in uno stato di santità originale e di giustizia originale. Questi due concetti poi li sviluppiamo un momentino. La santità originale è veramente la integrità dell'uomo, non c'è traccia di corruzione in quell'uomo lì. E questo stato di santità originale permette
ad Adamo e ad Eva di essere partecipi della vita divina. Ok? E la giustizia originale è l'armonia che l'uomo ha in quel momento con Dio, con se stesso, con la donna che gli era stata posta accanto e con tutto ciò che era stato creato. Questo è il concetto della giustizia originale. Ok? Allora, l'uomo. Fino a quel punto integro, padrone di sé, in armonia con se stesso, con la donna e con tutto il creato, abita in Eden. Oh. Averlo posto in Eden significa che Dio Padre lo ha messo a vivere nello stesso posto dove egli stesso vive. Ci siamo? Non gli ha detto, guarda, stai nell'appartamento a fianco. No. Ti metto a vivere qua, nell'appartamento mio, dentro casa mia. Questo è il progetto, eh? L'origine di questo progetto è qua, vivere in casa, nella stessa casa con Dio. È veramente questo andare. E stare nel giardino di Eden è il segno della familiarità con Dio, ok? Voi con chi vivete dentro a casa vostra? Con i vostri familiari, è vero? Ok, allora, Dio Padre non ha preso l'uomo, fatto e messo lì di lato nel monolocale a fianco, ma vive dentro di lui, sta con lui, a casa sua. E come vi ho detto di prima, lo mette, come vi ho detto prima, lo pone in Eden, affinché questo giardino l'uomo lo lavori, lo custodisca e lo faccia crescere. Quindi anche il lavoro a quel punto non era come lo intendiamo noi, una fatica, non ce la posso fare. No, ma era veramente la collaborazione dell'uomo e della donna al compimento del disegno originale di Dio. Ok? Il lavoro era questo, cerchiamo di ricordarcelo di tanto in tanto, ok? Dio è, oserei dire, il fautore, no? Di questo disegno di costruzione dell'universo, del mondo, eccetera, eccetera. E lei è il padrone, lui può farcela benissimo da solo, non ha bisogno di niente e non ha bisogno di nessuno, perché è eterno, perché è onnipotente, perché tutti gli attributi che noi possiamo dare a Dio. Ma nel suo grande amore crea l'uomo e nel suo grande amore dà all'uomo non solo di esistere, ma la dignità di collaborare con lui al compimento di questo suo progetto. Quindi ognuno di noi non è su questa terra a caso, è andata così. Ok? Ma è qui, ha vita perché è chiamato a collaborare, a portare a compimento il disegno originale di Dio. Ok? E ognuno di noi ha pari dignità in tutto questo. Fino a qui ci siamo e siamo tutti tranquilli. Boh. Sì. No, tranquilli, no, stiamo tranquilli perché questo è l'inizio. Ma allora se è così, stiamo a posto, Anto, perché qui c'è scritto peccato originale. Guarda com'era bella questa idea, questo progetto, ma guarda che bello. Eh no, parte un inghippo, perché, attenzione qua, quando l'uomo è creato, viene alla vita, come già esisteva tutta la creazione, ok? Esisteva già quella voce seduttrice, Genesi 3, che si oppone a Dio e che porterà i nostri progenitori a peccare e a rompere l'amicizia con Dio. Esisteva già.
La scrittura e la tradizione della Chiesa, a partire dal Concilio di Trento in poi, vedono in questo essere, un angelo caduto, che poi la scrittura chiamerà Satana, diavolo. Allora, cosa ci dice la Chiesa? Che questo angelo, che aveva un bellissimo nome, Lucifero, Lucifero, portatore di luce, ok? Era stato creato buono, perché tutto ciò che Dio crea è buono. Era stato creato buono da Dio. E come tutti gli angeli era un essere di puro spirito, ok? Essere di puro spirito, ma dotato di libertà di scelta. Cosa succede a questo angelo puro spirito, ma dotato di libertà di scelta? Ce lo dice la seconda lettera di Pietro, quando ci parla del peccato dell'angelo caduto. E dice che questo angelo e altri angeli ribelli con lui si erano messi in combutta, pensa, anche gli angeli fanno queste cose, ad un certo punto, guardando bene a questo progetto di Dio, qualcosa non gli è piaciuto. Ha detto, no, 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 a me sto pezzo del tuo progetto proprio non va. No, non sono d'accordo. E prende le distanze da Dio, rompe la comunione, l'amicizia con Dio creatore, e ne consegue che prende e se ne va. Ok? Ci siamo? Quindi il peccato, ciò che porta alla ribellione di Lucifero e di tutti gli angeli che con lui si erano messi a pensarla in questo modo, è: non sono d'accordo con te, non condivido il progetto, tanti saluti, prendo e me ne vado. La rottura. Quindi qual è stato il peccato? Il peccato di questi angeli sta nell'avere, attenzione alle parole perché le parole hanno davvero dei significati seri, liberamente scelto e in modo radicale e irrevocabile di rifiutare Dio e il suo disegno di salvezza e il suo disegno di regno di Dio, liberamente scelto e in modo radicale e irrevocabile. E questo li ha condannati da soli, cioè hanno fatto autogol. Il peccato degli angeli, Dio è buono, eccetera, eccetera, perdona tutto e perdona tutti, ma il peccato di questi angeli ribelli non può essere perdonato. Ma non perché c'è un difetto nella misericordia di Dio, ma perché è stato un atto volontario, deliberato, radicale e irrevocabile, irrevocabile. Non c'era neanche l'idea di poter tornare indietro, ok? Quindi quello che condanna definitivamente è questa irrevocabilità di rompere l'amicizia con Dio. Ha condannato Lucifero e gli angeli ribelli, ma condanna anche l'uomo, ok? Dopo la morte non c'è possibilità di pentimento, ci si deve pentire qua. Bisogna ricostruire l'amicizia con Dio qua. È questo il tempo favorevole. Poi no. Sempre più preoccupati e sempre più appesantiti? Bene, è importante che sia così, perché andiamo fino in fondo e poi il Signore fa. Non preoccupiamoci, ok? Allora, tornando a noi, cosa possiamo dire? Che allora la realtà del male c'era già, esisteva già prima che incominciasse ad esistere l'uomo, ok? E con questa realtà noi dobbiamo fare i conti, ma questa realtà non è all'interno di Gino, è qua, dentro di me, dentro ad ognuno di noi. Nessuno escluso. Perché poi Dio, che è infinitamente buono, eccetera, eccetera, abbia permesso
Questa realtà, beh, qua io non vi so rispondere, ma nessun uomo vi saprà rispondere, ok? Filosofi, teologi, chi più ne ha e più ne metta si sono arrabattati nel cercare di dare una spiegazione, ma questo è un mistero. È un mistero e come tale lo dobbiamo accogliere, ma lo dobbiamo avere ben presente. Ok? Allora, questo è quello che era accaduto fino ad ora. Cosa succede? Oh, Genesi 3. Andrete poi a leggervela. Il titolo di Genesi 3 è La caduta. Parla dell'uomo come la caduta degli angeli ribelli. Uguale. Come vi ho detto, il racconto della Genesi non è avvenuto così, storicamente non è così, eccetera, eccetera, ma ci fa comprendere e capire una realtà vera e profonda che c'è e che esiste ed è messo ed è posto agli inizi di questo libro, la Sacra Scrittura, perché ne comprendiamo bene che fa parte di ciò che c'è prima ancora dell'uomo, di ciò che accade all'uomo, sempre, prima, all'inizio. E che esiste questo mistero del male e che accompagna da lì in poi, da Genesi 3 in poi, tutta la storia dell'umanità. Tutta la storia dell'umanità, anche le cose più belle e più buone. C'è sempre questo mistero del male che da qualche parte può spuntare fuori. Ok? Bene. Leggiamo Genesi 3. Ve lo leggerete, non lo leggo ora perché altrimenti vado troppo in lungo. Ma mi permetto di. Lo sapete, no? A memoria, vero? Com'è andata la storia? Com'è andata la storia? Si è mangiata la mela, che mela? Dove l'hai letta la mela qua? La mela delle donne, colpa delle donne, a lei, è colpa sua. Adamo, che cosa hai fatto? Hai mangiato del frutto, non la mela, del frutto. No, è stata la donna, eccolo là, uguale, uguale, paro, paro. È stato il serpente. Ce l'abbiamo chiara la storia? Ok, perfetto. Beh, allora, dopo questa disquisizione tra uomini, donne e serpente, riprendiamoci, attenzione, attenzione, attenzione qua. Allora, sottolineiamo solo alcune cosette, ma perché ci servono? G, basta, ho capito che è colpa di Cristina, ma mo abbi pazienza. Abbi pazienza. Abbi pazienza. Allora, sottolineo solo delle piccole cosine, ma perché sono quelle che accadono nella nostra vita. E non siamo più furbi dei nostri progenitori, siamo figli loro. Okay? Allora, cosa succede? Sottolineo solo delle cosine, che questo serpentello, che è il male, che era già esistente, arriva e tenta la donna perché stava lì. No, non è perché era più scema, ma perché probabilmente era quella più vicina, e qui salvo le donne. Allora, tenta. La tentazione si presenta sempre con un inganno. Che cosa dice il serpente alla donna? Cosa dice? È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, inganna. Era questo quello che il Signore aveva detto ad Adamo ed Eva? No, era un'altra cosa, andatevela a leggere bene nel capitolo precedente. Si presenta sempre con un inganno la tentazione e allora la vigilanza, bisogna essere vigilanti, svegli, cervello in moto, spirito pronto. Perché la tentazione ci frega. La donna poi presta attenzione. E che fa? Scusa, mi fa una domanda. Posso essere così maleducata da non rispondere? Eccola là. Ci siamo? La donna però
dà retta a questa tentazione. No, ma avrebbe detto, non ho capito bene, puoi ripetere. Non ho capito bene. Perché chiedi a lei. Che vuoi, chiedi a lei, io non parlo. Ecco la corruzione che è entrata nel mondo. Fagli causa. La donna dà retta a questa tentazione ed entra in dialogo con questo serpente. Fa domanda e la domanda dice, ma oh, veramente ci ha detto, ok? Presto attenzione alla tentazione e, siccome sono anche furba, ci parlo anche. E Vario Pontico che cosa ci dice? No, 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 non dialogare con questi spiriti, lascia perdere, proprio non considerarli nemmeno. Perfetto. E il serpente che è astuto, più astuto della donna e più astuto dell'uomo, sì, parte sempre da un limite e fa dimenticare invece il dono grande. Parte dal limite perché dice, è vero che vi ha detto di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza, facendo dimenticare che Dio aveva detto di tutti gli alberi, di frutti degli alberi del giardino voi potete mangiare, meno che. Allora il dono era ben più grande, vero? Così. Dal mio personale punto di vista, questa rinuncia a un unico frutto non era neanche sto granché, no? Cioè si poteva anche fare, diamine. C'erano tutti gli altri. Arriva il serpente. È vero che vi ha detto... Perché? Eh sì, sai perché? Perché lui lo sa bene che se voi ne mangiaste, diventereste come lui. Ok, quindi è astuto perché sottolinea il limite facendomi dimenticare il dono grande. Poi questo serpente, se voi leggete il racconto, non è mai in primo piano, è sempre un passetto indietro, è sempre nell'ombra. Il tentatore è sempre nell'ombra, manda avanti noi. Attenzione. E dopo aver sedotto Eva, dopo che va lì, gli dice, ehi tu, e riesce a dialogare con lei, e riesce ad ingannarla, prende e se ne va. Lui il suo lavoro sporco lo ha fatto e lascia Eva da sola. Lascia Eva in uno stato al contrario di quello che aveva pensato Dio. Dio aveva detto non è bene che l'uomo resti solo. Bene, il serpente, il tentatore, Satana, chiamatelo come vi pare, la tenta e poi la lascia da sola. Cosa vuol dire? Che nel peccato siamo da soli. Che il peccato è una mia responsabilità personale. Non posso dire come diranno loro, no, è stata lei, no, è stato il serpente, no, sei stato tu, te lo sei mangiato tu. Il peccato lo commetto io, anche se qualcun altro mi tenta, il peccato è responsabilità mia. Bene. E questo peccato era anche interessante, era appetibile, bello da vedere, buono, appetitoso. Oh, allora attenzione a quelle realtà così facilmente appetibili, belle, buone, che ci fanno venire l'acquolina in bocca. Valutiamo bene, ok? E il serpente prende e se ne va, il primo peccato è stato compiuto e le stimmate del peccato, i segni del peccato, sapete quali sono? Sono il dolore,
per un'amicizia persa, rotta, un rapporto rotto, il dolore, la paura. Da lì in poi hanno paura di Dio, si nascondono. E la vergogna. Oh, povera me. Io che mi credevo tanto furba, guarda qua che cosa ho combinato. E la vergogna. Quindi che cosa possiamo dire? Che il peccato originale è una disobbedienza, una ribellione contro Dio. È voler diventare come Dio, ma senza Dio, togliendo Dio dalla vita dell'uomo. E quello che il peccato originale ha fatto è di incidere pesantemente sulla vita spirituale di ogni uomo. Allora, ieri Sandra ci ha detto che l'uomo è trinitario, ok? Ha un corpo, ha una psiche e ha uno spirito. Quale di questa dimensione è la dimensione in cui noi incontriamo Dio? Dio che è puro spirito, nel mio spirito, ci siamo? Non lo incontro nella mia psiche, sì, ci posso fare degli studi, per carità, posso conoscere tutta la parola di Dio a memoria, ma l'incontro, quello vero, quello cuore a cuore è nel mio spirito e il peccato originale là va ad incidere. Quindi conseguenza di questo peccato è la separazione da Dio. Questa ve la leggo così com'è perché per me è stata bellissima. La trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica. L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore. Ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nel suo creatore. E, abusando della propria libertà, perché io questa non ce la nega mai, non ce la toglie mai, ha disobbedito al comando di Dio. Ok? Ha perso la fiducia nel suo creatore e ha disobbedito ai suoi comandi. Da lì in poi, dal peccato originale in poi, ogni forma di peccato avrà questa caratteristica: disobbedienza a Dio e mancanza di fiducia nella sua bontà, nella sua misericordia. Qualunque peccato noi facciamo, queste sono le caratteristiche. La scrittura poi ci dice bene che cosa accade subito dopo, no? È un dramma, la rivoluzione. Accade veramente la rivoluzione nella vita di questi nostri progenitori. Adamo ed Eva perdono immediatamente la grazia della santità originale. Non sono più parte della vita di Dio, ok? Se ne chiamano fuori loro stessi, ok? Hanno paura di Dio, del quale si sono fatti un'altra immagine, un'immagine falsa, non è più il Dio buono, eccetera, eccetera, ma è il Dio che cerca di tenere per sé tutte le prerogative di essere immortale, eccetera, eccetera. Ma no, quello non è il Dio vero, quella è una falsa immagine di Dio. E l'armonia nel quale erano stati posti Adamo ed Eva si rompe, quindi se ne va la santità originale e se ne va la giustizia originale nella quale i nostri progenitori erano stati messi, perché si rompe l'armonia tra l'uomo e Dio, si rompe l'armonia tra l'uomo e se stesso, non mi ritrovo più, e da qui la ricerca affannosa di ognuno di noi di colmare il vuoto. Se ne va l'armonia tra l'uomo e la donna, perché già avevano battibeccato. No, è stata lei, ok? E qui, con tutto ciò che ne consegue nei nostri rapporti interpersonali, e se ne va l'armonia con il creato, che diventa all'uomo alieno, estraneo. E da qui la fatica di lavorare la terra, di procurarsi da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì in poi possiamo dire che la sofferenza, il dolore, la morte entrano nella storia dell'umanità. Da lì in poi.
andava tutto così bene. Da lì in poi qualcosa accade. E Adamo ed Eva vengono cacciati dall'Eden e iniziano un'altra vita. Hanno dei figli, vero? Se voi leggete, Caino e Abele. Ok. Con la trasmissione della vita biologica, a questi figli viene trasmesso il segno del peccato originale. E il peccato viene così trasmesso, e lo potete vedere in Genesi 3, Genesi 4, e poi quindi Caino e Abele, e poi il diluvio universale nei capitoli 7, 8, 9, 10, e poi la torre di Babele. Questo peccato che viene trasmesso e si propaga, ogni volta aumenta in maniera esponenziale. Da una disobbedienza si arriva a un omicidio, e poi da un omicidio a tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre di più, sempre più grande, sempre, sempre tanto di più. Ma allora, se qua finisce la storia, siamo rovinati. Chi si salverà? Ho appena detto che ognuno di noi ha il marchio a fuoco del peccato originale. Beh, allora carico la P38 e pam. È vero? Non ho speranza. Cosa sentite dentro in questo momento? Cosa sentite dentro di voi in questo momento? Siete belli gioiosi come alla fine della preghiera? No, non avete un po' di desolazione, un po' di paura, un po' di mannaggia, miseria però, poteva andare tanto meglio. Oh, questo sentire che avete ora, cercate di coglierlo bene, perché questo è il sentire dell'uomo nel peccato, lontano dall'amicizia con Dio. Questo è l'amaro in bocca di ognuno di noi quando siamo lontani da Dio. Gustatevelo bene questo amaro in bocca, perché ci serve. Tutto concorre al bene. Sì, anche l'amaro in bocca serve. Ci siamo? Oh, per fortuna però non è finita qua, la storia. No, mettiamoci, riprendiamo coraggio. Perché se così fosse, seconda colonnina sotto, tutto quanto di bello e di buono delle tendenze fondamentali è andato a farsi benedire. Non c'è più niente. Tutto ciò che era amore, vita di relazione, armonia, leggete qua, leggeteveli voi che siete più bravi di me, diventa altro. Non si è più capaci di vivere dei rapporti tra di noi belli, no? Come dice qua, in comunione, in simpatia, in solidarietà. No, incominciamo a vivere nella lussuria, nella vanità, nella menzogna, nell'invidia. Insomma, queste brutte cose qua, ma siccome ve ne ho già dette abbastanza di brutte cose, ve le leggete da soli, ok? O ne faremo poi, credo, Maria, oggetto di preghiera un momentino. Ma la storia non è finita qua, per fortuna, perché ad un certo punto, preghiera eucaristica numero 4, chissà se oggi Padre Mauro potrà leggerla durante... durante la messa, la preghiera eucaristica numero 4 dice: quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, perché dal peccato originale in poi, a causa dell'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo. Okay. Tu non l'hai abbandonato alla morte. Molte volte, occhio qua, molte volte, non una sola volta, e in molti modi hai offerto agli uomini la tua alleanza.
Il Signore non ci ha abbandonati. Il Signore non ha lasciato da soli Adamo ed Eva, come voleva il serpente, ma è andato a cercarseli. Dove siete? Dove sei, Adamo? Vieni qua, dove sei andato a finire? Ci parla, non lo lascia là da solo, a bagno. Hai fatto guai, adesso arrangiati. No, non li lascia, non li ha lasciati da soli. Non li ha lasciati nudi, perché quando li caccia, prepara per loro delle vesti di pelli. Non li manda via nudi, non ci manda via nudi il Signore. Non ci lascia da soli il Signore, proprio per la sua amore e per la misericordia grande che ha per ognuno di noi. Per cui in qualunque momento noi siamo, anche nel peccato più tremendo, non siamo da soli e non siamo nudi. Molte volte e in molti modi hai offerto agli uomini la tua alleanza. Oh, e allora c'è speranza pure per me che sono peccatrice. Sì, c'è speranza pure per me che sono peccatrice, perché in molti modi e a più riprese il Signore mi offre la sua alleanza, devo solo coglierla. E Dio Padre ha mandato nel mondo suo figlio unigenito per la nostra salvezza, affinché l'ultima parola sull'uomo non fosse quella del diavolo, ma fosse la sua. Gesù viene nel mondo, offre la sua vita e grazie al suo sacrificio, al suo sangue, il peccato è lavato. Non esiste più, è perdonato. Noi siamo salvi. Gesù viene, dona la sua vita e qui vi leggerete il capitolo 5 dei Romani che dice: come per un solo uomo, Adamo, entrò la colpa nel mondo, così per un solo uomo, Cristo Signore, nuovo Adamo, è entrata la, attenzione qua, la giustificazione che dà la vita. Non è entrato il perdono. La giustificazione che dà la vita. Dio ci ha giustificati e ci ha ridonato la vita. E quindi è per la passione e morte di Gesù, per il suo sangue versato, che noi siamo salvi. Cristo è morto per noi. Grazie a Lui siamo salvi, giustificati, abbiamo la vita, e grazie anche all'azione dello Spirito Santo, perché dice Giovanni, è lo Spirito Santo che convince il mondo quanto al peccato. Allora, se noi viviamo in amicizia con lo Spirito Santo, Lui non ci lascerà dormire sonni tranquilli. Verrà lì e ci dirà: ehi, Anto, guarda che questa cosina qui non va bene. Rompe l'amicizia con Dio, rompe l'amicizia con gli uomini, cerca di convertirti, cambia rotta. Ok? Quindi nessuno di noi è perduto. E poi Gesù, che ha dato la sua vita per gli uomini, che cosa fa? Trasmette alla sua Chiesa il potere di rimettere i peccati. Allora, non è cosa da poco, perché a noi è stato dato il battesimo, vero? Tutti quanti siamo battezzati? Oh, cosa fa il battesimo? Lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Toglie via il peccato originale. Perfetto, attenti però qua. Ma allora se è così, di nuovo sto a posto. No, e no, e no, e no. Perché? Perché, e questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, la grazia del battesimo, lo leggo, non libera del tutto il segno del peccato originale. Allora, cerco di farmi capire bene, ma lascia la sua impronta. Allora, voi avete questa bellissima tovaglia bianca, bella, bella, nuova, bella, immacolata. Viene versato qui su questa bella tovaglia bianca il caffè, nasce la macchia, questo è il peccato originale, ci siamo? Benissimo, ok, si è sporcato, lo lavo, non c'è problema, lo candeggio, lo lavo, eccetera eccetera, sembra pulito.
alla fine di questo bucato la tovaglia sembra pulita. Se voi la mettete in controluce ci sarà l'alone, il segno del peccato originale. In ogni uomo c'è il segno del peccato originale, che la grazia del battesimo non annulla. E che cos'è questo segno? È una debolezza, è la concupiscenza, eh? Ok, poi Giovanni parla della concupiscenza degli occhi, della carne e della superbia della vita, ma è, cerco di farvela capire, è una debolezza che è rimasta nell'uomo, è una facilità a volgersi al peccato, a farsi tentare, ok? Quindi facilmente pecchiamo, e quindi da qui il sacramento della riconciliazione. Ci siete? Perfetto. Ma non solo. Se voi leggete Genesi 4, ve la leggo, eh? Dove stai? Qua. Caino e Abele. Abele, Caino vede Abele e vede che la sua offerta è gradita a Dio, la sua mica tanto. La prima cosa che fa, guardatemi, rosica, dite a Roma, eh? Rosica, ma guarda qui, ma guarda qui, e io e le mie offerte, e rosica. Oh, qua il Signore come gli parla, non ha ancora peccato, attenzione, eh? Cioè, c'è questa debolezza, questa facilità a volgersi al peccato. E il Signore gli dice: perché sei irritato? E te lo devo pure lì, te lo spiego dopo, ma vabbè. E perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Che te ne frega a te se oggi io preferisco i sacrifici di Abele? Se tu ti comporti bene, dov'è il problema? Perché rosichi? Continua a lavorare bene, continua a comportarti bene. Ma se non agisci bene, la chiappa la macro, perché già pensava così, Caino. Ma se non agisci bene, attenti qua, il peccato è accovacciato alla tua porta. Se non agisci bene, Anto, se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla porta. Verso di te è il suo istinto. Adesso ti tenta, adesso ti acchiappa. Ma tu dominalo. Ah, ecco, ma guarda. Allora non è che posso continuare a peccare impunemente in tutta la mia vita, perché non è colpa mia. Allora c'è stata la storia del peccato originale e che mi ha lasciato l'impronta e sono facilmente portata a peccare e beh, insomma, e dai, è la mia natura, sono fatto così. No, perché il Signore a Caino dice: tu dominalo, dominalo. E allora questo mette, che cosa? Nella nostra vita il perenne combattimento spirituale. Siamo in perenne combattimento spirituale per tenere a bada il male che è accovacciato alla mia porta, perché sta sempre lì, mistero di Dio, e quando poi ci vedremo forse capirò qualche cosa, ma è così, ok? Allora, da come si esce da questo groviglio? Come riprendiamo quota? Come riprendiamo a stare in piedi con la dignità dei figli di Dio? Fermi sulle promesse di Dio, su questa sua misericordia così grande che sempre ci vuole incontrare. Fermi sulla grazia del sacramento battesimale. Fermi sulla grazia della vita sacramentale, della vita di preghiera. E se non ce la facciamo da soli, abbiamo cantato questa mattina che noi siamo più poveri ma ricchi. Se non ce la faccio da sola, ecco la mia ricchezza. Vado dai miei fratelli e dico: sai che ti dico? Oggi devi pregare per me, perché il male è accovacciato alla porta di casa mia e io non so quanto resisto, tra 2 secondi forse sono bello che rovinato, ok? Quindi niente
è perduto, l'ultima parola è di Dio. E noi sempre dobbiamo mettere i piedi sul sicuro, che è la sua infinita misericordia per noi. Grazie.